Sono proprio contento che tu sia tornato qui in Scozia per stare con me mentre mamma e papà sono via. Sai, Willy, anch'io sono felice di poter stare con il mio nipotino preferito. E grazie per aver lasciato venire qui anche il mio amico Mac. Raccontaci la storia del fantasma che c'era una volta in questo castello e di come gli acchiappafantasmi lo hanno catturato. Ma è possibile che non ti stanchi mai di sentirla? Va bene, ma più tardi. Adesso andate prima a giocare quanto volete, ma badate di non combinare guai, capito? Sì, d'accordo. Okay, d'accordo. Oh, perbacco, me n'ero completamente dimenticato. Quella volta non me la sarei cavata senza gli acchiappafantasmi. Chissà che fine hanno fatto dopo tanto tempo. Non ci vuole niente, Grunt. Devi solo tenere la banana da una parte, in questo modo. E poi schiacciare. Oh. Adesso ci provo io. Non così forte! Basta per insegnare con nuovi giochi. Molto divertente, ma se non altro è qualcosa di diverso dal solito mortorio che c'è in questo posto. È vero. Ultimamente non succede mai niente. Calma, ragazzi. Vedrete che le cose cambieranno presto. Che cosa ci sarà qua dentro? Ah, non lo so. Non ci sono mai entrati in questa stanza. Andiamocene via da qui. Aspetta, guarda là, Willy. Che strano. Sembra che ci sia una luce dentro il muro. Questa pietra si muove. Ehi, no, non farlo, fermo. Piantala di fare storie, aiutami! Tu che cosa pensi che sia? Ah, non lo so, e non voglio nemmeno saperlo. E dai, tira via il coperchio, Willy. Chissà, magari c'è dentro un tesoro. Ci vediamo, Willy. Adesso devo tornare a casa. Oh, che bellezza. Finalmente sono libero. Io sono Slort, il re degli gnomi deformi. E sono stato rinchiuso in quest'urna per più di 40 anni. Buongiorno, signor Slort. Adesso ricostruirò la mia armata di gnomi e la farò pagare a quelli che mi hanno intrappolato qui dentro. Ah, sì, e chi è stato? Gli acchiappafantasmi! E poiché tu mi hai liberato, ti lascerò andare. Zio Dougal! Zio Dougal! Vattene, Willy, non posso uscire in questo momento. Oh, povero zio Dougal, per colpa mia si sta trasformando in un gnomo deforme. Devo trovare qualcuno che sia in grado di aiutarmi. Ho trovato gli acchiappafantasmi! Lo zio Dougal mi ha raccontato un sacco di cose su di loro. Speriamo che siano vere e non fantasie. Pronto, centralino? Vorrei parlare con gli acchiappafantasmi. Sì, sì, sono in America. Rispondo io. Spiacente, ma gli acchiappafantasmi sono fuori. Fuori di testa, ovviamente. E pianta la teschiofano. Qui gli acchiappafantasmi, io sono Jack. Oh, che fortuna, meno male sono riuscito a trovarvi. Ho bisogno di aiuto. Io mi chiamo Willy e ho fatto uscire un fantasma da una specie di vaso. Un fantasma? Dimmi, dove sei? E io sarò qui ad aspettarvi quando arriverete. Ci sono problemi con un gnomo malefico in Scozia. Mettiamoci la nostra uniforme e poi... Andiamo! Andiamo a fantasmi! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
avete scambiato per un trampolino, forse? Modulo di volo, Grunt. Boh, che noia, ragazzi, sempre il modulo di volo, ma non camminate mai. Troppo zitto. La Scozia è laggiù, davanti a noi. Ma bravo, indovinato, 8.5. Meno male che qualche volta ne imbroccate una. È davvero un posticino coi fiocchi per chi ama i vecchi castelli sinistri. Oh, bene. Sono arrivati i famosi acchiappafantasmi. Ora vi sistemo io per quel vecchio scherzetto che mi avete giocato. Cavoli, per essere in campagna ce n'è di rumore, eh? Beh, entriamo e liberiamoci di questo gnomo malefico. Prima dovete entrare, se ci riuscite. Schiavo, alza subito il ponte. Non temere, Grunt, ti facciamo scendere noi. Non occorre, amici. Sarò lieto di farlo io stesso. Povero Grunt. Eccoti servito, spero che tu abbia gradito la visita. Bel colpo, Grunt. Ehi! Non abbassare il ponte levatoio. Caso siete gli acchiappafantasmi? Esattamente, ragazzo, siamo proprio noi. Oh, dovete assolutamente aiutare mio zio Dugan. Molto tempo fa voi catturaste un fantasma di nome Slort, il re degli gnomi deformi. Beh, io l'ho liberato e lui ha trasformato mio zio in un gnomo. Quindi voi adesso dovete catturarlo di nuovo. Io non mi ricordo di aver catturato uno spettro di nome Slort. E voi, ragazzi? Beh, no. Ma se tu dici di sì, beh, vuol dire che lo rifaremo. Ma guarda. No. Questa è la stanza in cui abbiamo trovato Slort. Tu sei Slort? Sì, io sono Slort. E voi chi diavolo siete, si può sapere? Beh, noi siamo gli acchiappafantasmi. No, voi non siete gli acchiappafantasmi. Ma sì che lo sono! Visto? Anche lui dice che lo siamo! Mi fate solo perdere tempo! Jack, forza, tira fuori lo smaterializzatore! Non mi resta che farvi fuori! Non so chi sia questo gradasso, ma credetemi, è già liquidato! Ehi, se n'è andato! Ha detto che gli acchiappafantasmi lo avevano intrappolato. Ma noi non lo abbiamo riconosciuto e lui neppure, non riesco a capire. Forse lo abbiamo catturato nel futuro e poiché la cosa deve ancora accadere, probabilmente non ce ne ricordiamo. Mi sembra piuttosto sensato, anche se non ho capito. Oh. Ehi, che cosa c'è? Eh? Perché non ti occupi di questo tizio? Aspettate, quello è mio zio. O meglio, è lo gnomo in cui mio zio è stato trasformato. State attenti, non fategli del male. D'accordo, ma a me invece sembra che lui voglia farne a noi. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo finiti così, in balia di uno gnomo? Ho un'idea, Grunt. Hai portato con te la cornamusa?
Sì! La cornamusa! Adesso! Sarà il caso che intoni una marcia funebre, Grunt! No, qualcosa di molto meglio, Eddie. No, povero zio! E adesso, ragazzi, è in arrivo la corda boomerang. Tienilo un attimo tu, per favore, Grunt. Siete formidabili, ragazzi! Siete riusciti a salvare anche lo zio Dougal! Piano, piano, piano. Dobbiamo ancora catturare Slort e riportare tuo zio alla normalità. Dato che voi non siete gli acchiappafantasmi, potete anche entrare a far parte della mia schiera di gnomi malefici. Prendeteli, schiavi! Finalmente un attimo di tregua per riprendere fiato. Povero illuso che non sei altro. Adesso io trasformerò questi imbranati in gnomi. Metterò quello gnomo che fa con il... Eddie, vuoi sapere una cosa? Non smetterai mai di stupirmi. Poveri sciocchi, anche se per ora non sono riuscito a trasformarvi in gnomi, non ve la svignerete facilmente da qui. A me, schiavi! Visto che Grunt ha preso lo smaterializzatore, non abbiamo più possibilità di scamparlo. Ma come mai noi non conosciamo questo stupido spettro e lui non conosce noi? Beh, ragazzi, non credete che possa capitare a chiunque di non ricordare un fatto accaduto ben 40 anni fa? Cosa 40 anni fa? Per forza non riusciamo a riconoscerlo. Non l'abbiamo catturato noi. Io so chi l'ha fatto. I nostri padri! Meno male che Grunt non ci ha tolto le ricce trasmittenti. Qui è Jack Kong che chiama. Rispondi, Fantacomando. Ripeto, rispondi, Fantacomando. Ti sento dal primo appello, ripeto, ti sento dal primo appello. Jack, ragazzo mio, allora, come va la caccia ai fantasmi? Certo che mi ricordo di Slort. Arriviamo lì appena possibile, stai tranquillo. Cos'è questa storia? Il vecchio Slort è di nuovo in circolazione. Sì, e i nostri ragazzi hanno bisogno d'aiuto. Andiamo, vecchi acchiappafantasmi! Ma di un po', come facciamo ad arrivare da loro, dovunque essi siano? Ti sei dimenticato del nostro compagno? Quale compagno, vecchio mio? Ah, questo intendo. Il nostro caro Fantabuggy, proprio come ai vecchi tempi. Che ne dici, Spencer? Voi due non starete pensando per caso di mettermi in moto, vero? E invece mi sa proprio di sì. Vai così, si parte! Sei sempre in gamba! Eccoli, stanno arrivando! Sapevo che non ci avrebbero piantati in asso! Già, ma in compenso io non vi reggo più! Eccoci qui, di nuovo in servizio! Che cosa c'è? Altri visitatori? Certo che questi zaini non sono pratici come gli zainetti dei nostri ragazzi. Per tutti i rospi, non posso crederci. Sono loro, i veri acchiappafantasmi. Ora potrò regolare i conti con loro, così poi mi dedicherò più tranquillamente alla conquista del resto della Scozia. Nonostante gli anni, non ho perso il mio fiuto. Sono certo che Slort deve essere nei paraggi. Sai, anche secondo me ce l'abbiamo vicino. È proprio come se sentissi il suo fiato sul collo.
Lo sistemo con il battispettro. Jack, aspetta! Questo è Grunt! Hai ragione. Deve essere caduto vittima di un incantesimo di Sloth. E io ho quello che ci vuole. Lo spettro anti-incantesimo è incredibile. Presto! Devo solo riuscire a riflettere i raggi della luna nei suoi occhi. Oh, l'anello! Ma cosa sta succedendo? Vai a liberare i ragazzi nel sotterraneo. Io devo rimettere in sesto Grunt. Va bene. Ehi, palla di pelo! Lascia perdere quello lì. Andate via, nuvole. Che vi è successo? Bentornato fra noi, vecchio gorillone. Grazie di averci aiutato, papà. Adesso nulla potrà più fermare i Kong. Questo lo dici tu. Avete preso i miei schiavi, ma ora io prenderò voi, acchiappafantasmi. Io raderò al suolo questo castello, pietra dopo pietra, con la mia ira. E quando la mia furia vi avrà imprigionati, sarete perduti per sempre. Grunt, dove è finito lo smaterializzatore? Non lo so. Cosa possiamo fare, papà? Ehi, io ho con me il nostro vecchio ectomagnetizzatore! No! Presto, signor Kong! Si sbrighi! Ci sono quasi! Resisti, Eddie! Accendilo! Ma non funziona, papà! Ma che cavolo! Ce l'abbiamo fatta di nuovo! Puoi dirlo forte, amico! Siete tutti salvi, grazie a questi coraggiosi giovanotti. Allora il caso è chiuso, papà! Sì, l'abbiamo messo nel sacco! Aprite questa zappa! Non sopporto di essere chiuso! Beh, la prossima volta sapremo riconoscere Sloth a prima vista. Oh, no, non ci sarà una prossima volta, perché io non andrò mai più dove mi è stato proibito di andare. Sai, zio Dugan, adesso abbiamo imparato la lezione. Oh, questo lo so, ragazzi. Volevo solo essere certo che non la dimenticherete mai. Willy ha fatto male ad andare in quella parte del castello dove non doveva andare, ma ha fatto bene a rivolgersi a suo zio quando si è messo nei guai. Era suo zio, non poteva più aiutarlo. Ma Willy invece ha fatto un'altra cosa giusta rivolgendosi a un altro adulto. È così che devi fare quando non ci sono i tuoi genitori ad aiutarti. Rivolgiti a un insegnante, a un amico oppure a un poliziotto e non agitarti come fa Belfry.